209 non sentirli sono gli anni trascorsi dalla fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Anche l'Abruzzo in festa. Nel piazzale d'onore del Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma a Chieti Scalo, la cerimonia per i 209 anni, prima la deposizione della corona d'alloro per ricordare i caduti, poi la sfilata delle associazioni, la lettura del messaggio del presidente Mattarella e l'intervento del generale Paolo Aceto, comandante Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, alla presenza delle autorità, di seguito la consegna dei riconoscimenti a chi ha contribuito a salvare vite umane. Tra bilance e prospettive, il generale Aceto ha esordito con gli aiuti all'Emilia Romagna piegata dall'alluvione. Centinaia di carabinieri, e tra questi anche specialisti del nucleo carabinieri subacquei di Pescara, che vedete qui schierato, sono intervenuti in sinergia con tutte le istituzioni per soccorrere e sostenere le popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dalla tragica alluvione delle scorse settimane. È la stessa vocazione al servizio che da ben 162 anni unisce i carabinieri alle genti abruzzesi e molisane. Da quel 24 gennaio del 1861, quando venne istituita l'ottava legione di Chieti. Il generale Aceto sottolinea come oggi l'arma sia presente in 228 comuni del nostro territorio in una capillarità feconda e ha ringraziato i carabinieri per il lavoro svolto. Nell'ultimo anno i reparti della legione hanno effettuato 169.500 servizi preventivi per oltre 1.240.000 ore di pattugliamento, con il controllo di quasi 556.000 persone e 400.000 mezzi. Altrettanto significativi i risultati conseguiti nel contrasto ai fenomeni criminosi e a tutte le forme di illegalità che condizionano il vivere civile. L'attività di iniziativa e le indagini condotte sotto l'attenta guida dell'autorità giudiziaria, che colgo l'occasione per ringraziare, hanno consentito di trarre in arresto 987 persone. Tutela del patrimonio, dell'ambiente, lotta alla contraffazione, oltre agli altri reati, alla capacità di comunicazione con i cittadini, un'attività che il generale vuole sottolineare. Non solo bilanci, si pensa anche all'estate sicura. I prossimi mesi non saranno meno complicati, a partire dall'imminente stagione estiva, che comporterà un notevole incremento di presenze sul territorio e richiederà, soprattutto nelle località interessate dai maggiori flussi turistici, un ulteriore sforzo per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.